ebook non esistono tanti formati. Uno che abbiamo visto è utilizzato anche a scuola è il PDF, ma il PDF in realtà non è un formato per ebook. Il PDF è un formato per la stampa, quindi è fisso anche lui, e quindi non è che non è un formato usato per, solitamente per l'ebook. Usato per l'ebook è il Mobi Pocket. Il Mobi Pocket è il formato utilizzato da Kindle, che sapete, proprietà di Amazon, e Kindle però è un formato proprietario. Poi ovviamente ci vuole un dispositivo che sia in grado di leggere quel tipo di formato, I dispositivi per l'ebook sono possono essere il PC, il portatile, il tablet, oppure i lettori di ebook. Dicevamo delle pub, sto urlando, cioè se non c'ho ancora la cosa da classe. Dicevo che l'EPUB è un open source, EPUB significa Electronic Publication, ed è uno standard che è proprio specifico per la pubblicazione dei libri digitali, ed è basato su un formato, diciamo, l'XML, che è il classico formato con cui vengono create le cose per internet, per le pagine internet. Come nasce il PUB? Nel 2007 esiste questo Digital Publishing Forum, che è un forum dove si riuniscono tantissimi soggetti, dalle università alle aziende, ai centri di ricerca, che lavorano in campo informatico ed editoriale. Ci sono tutti i più grandi, se voi andate a vedere, io qua vi ho messo il link, dicevo, l'International Digital Publishing Forum ha dentro tutti i più grandi, quindi da Microsoft a Macintosh, come si dice, ad Adobe, e a tutte le più grandi case editoriali americane, europee, e così via, e grossi centri di ricerca, università, sono disponibili a tutti. Ha determinato che cosa? Perché inizialmente, quando sono nati i primi ebook, il problema era uniformare, avere un formato che andasse bene un po' per tutti, perché sennò la tendenza sarebbe stata che ognuno si faceva il suo formato, e questo rendendo meno diciamo fruibile il mercato del libro, che tra l'altro negli ultimi anni ha avuto un'espansione enorme. Quindi questo formato EPUB è ad oggi il formato più usato e universalmente riconosciuto per le caratteristiche di EPUB sono appunto la famosa databilità alle pagine di cui parlavamo prima, la possibilità di personalizzare l'esperienza della lettura e la presenza di elementi multimediali, che non sono solo le immagini, ma sono anche filmati, come si dice, quindi video, file musicali, e anche e permette anche interattività. Cos'è un EPUB? Un punto EPUB, questa estensione. Se noi prendiamo questo diciamo un punto EPUB e lo trasformiamo, lo rinominiamo in zip, ci accorgiamo che effettivamente è una cartella zip, una cartella compressa, con dentro una serie di cose. Le cose che troviamo dentro sono in particolare queste due cartelle più il MIME type, che è un file che descrive il modo come diciamo, vengono trasmessi i dati via internet, quello che viene utilizzato per fare i pacchetti delle mail della posta elettronica. Poi c'è un meta, quel meta inf, una cartella che contiene dentro i metadati,
quella diciamo più interessante, più corposa è quella cartella OEBPS. Vedi, ci sono tutta una serie di cartelle, tra cui c'è il vero e proprio, tutti questi file che vedete sono file in XHTML, sono i file con dentro le specifiche dei vari contenuti in linguaggio di internet. Ma non vi preoccupate, noi non dovremmo, usiamo un editor che non entra così, è più friendly, quindi permette di lavorare senza conoscere il linguaggio HTML. Quindi ci sono tutti i vari contenuti, poi ad esempio la cartella CSS descrive i formati in cui sono espressi questi contenuti, poi i font, le immagini e così via. Il file più importante è quel content.opf, che è quello che dice come questi contenuti devono essere mostrati, come devono, in che sequenza. Dunque, però questo è solo per darvi un'idea, non vi spaventate, solo per darvi l'idea di cosa è un GitHub. Allora, esistono due formati di EPUB, EPUB 2 ed EPUB 3. Ovviamente EPUB 2 è quello che è stato sviluppato prima, EPUB 3 è l'evoluzione. La differenza tra i due è che EPUB 3 permette l'uso di video, audio e varie animazioni e anche interattività. Invece EPUB 2, ve lo dico perché vi capitasse di dover passare da un formato all'altro, nel caso voi salvaste un EPUB 2 in un EPUB 3 in EPUB 2, vi perdete tutta la multimedialità. Vi rimangono gli ipertesti, non tutta la multimedialità, perché rimangono gli ipertesti e l'immagine, ma poi per il resto ce lo perdiamo. Quindi adattabilità, EPUB 3 è adattabile a vari computer di vario tipo, permette la medializzazione dei contenuti, viene letto da vari anche da cellulare e da vari strumenti, e poi quindi ci permette anche di usarlo offline, perché se io mi scarico le PAL 3 io me lo posso leggere anche se non ho internet. Quindi fai il link al video, quindi tu ti salva un link al video, non hai bisogno. Allora no, perché se tu. Brava, ottima domanda. Allora, se ce lo scarichiamo e abbiamo dei video che abbiamo embeddato, cioè abbiamo incorporato da internet, ce li perdiamo, perché non essendoci la connessione a internet non lo possiamo leggere. Se invece abbiamo proprio caricato un file, un mp4, nel senso comunque un file video proprio, allora ce lo portiamo dietro e si può leggere. Ti viene l'allegamento e... Sì. Allora, quali applicazioni possono essere utilizzate per leggere un EPUB? Come dice, abbiamo iBooks, che tra l'altro poi ha un editor suo molto bello, che però poi può essere letto solo dai suoi dispositivi e quindi poi è poco funzionale. Poi abbiamo Adobe Digital Edition, però quello è a pagamento, non è gratuito, ve lo danno alle volte, lo fanno scaricare gratuitamente se comprate un book. Poi c'è Calibre legge l'EPUB 3 ed è anche un ottimo convertitore. Poi ce ne sono altri, vi faccio notare ad esempio Ridium è un'applicazione di quelle che si possono scaricare, che sono collegate di Google, che sono collegate a Chrome, al browser Chrome. Ve lo metto in evidenza perché gli EPUB 3, come li creeremo oggi, poi cercate di guardarveli scaricatevi l'applicazione e collegate al vostro account di Google. Si chiama Readium,
Io faccio i book, lo faccio lo stesso. Cosa devo dire? C'è il book? Non so qual è la tua. Hai book? Hai book? Tu darsi che non l'hai detto, ma non mi so. No, non dovresti averne niente. Allora, un po' di anni fa noi ci siamo chiesti, ma come facciamo noi che facciamo scuola a creare un ebook? Cosa ci conviene utilizzare? Quindi io ho fatto una ricerca tra tutti i possibili editor di ebook. E allora, qua ve ne ho messi alcuni. Mi interessava ovviamente delle risorse free, cioè delle risorse non a pagamento, perché Adobe appunto ha una versione a pagamento bellissima, che è quella dal punto di vista professionale la più utilizzata, però bisogna, l'abbonamento va sicuro, non costa poco. Qua sempre dite, oh, guardando queste immagini uno può dire, beh, c'è un po' di scelta. In realtà non è proprio così, la maggior parte di quelli che vedete segnati qua non sono dei veri e propri editor di pub, perché loro, nel senso più alto, sono dei convertitori, cioè mi convertono dei file in Word, magari, con delle immagini, ve li convertono poi in EPUB 3. Però è tutto lì, cioè voi più che fare un file Word con delle immagini non potete fare. E allora, Calibre, vi dicevo, è un ottimo convertitore, però come editor non dà grandi possibilità. Levato questo, levato quell'altro, ne rimanevano solo due. Sì. Uno è Sigil, ed è un buon editor. È un progetto che è legato, credo, alla piattaforma Google. Insomma, comunque a Google. E però è un po' meno, diciamo, è perfetto per chi sa usare un po' di HTML, perché permette a questa doppia faccia, cliccando solo su una linguetta sopra, si passa dalla versione, quella, diciamo, user friendly, a quella HTML. Ma non ha funzioni specifiche per la didattica, invece ne abbiamo trovata una che ha tutte queste caratteristiche, che si chiama il Pub Editor. Tra l'altro poi questo Pub Editor ha una versione free molto vasta, nel senso che poi esiste anche una versione a pagamento che aggiunge alcune cose, ma la maggior parte delle funzioni sono gratuite. E poi peraltro successivamente abbiamo scoperto che era anche un ricercatore italiano quello che aveva sviluppato queste Pub Editor. Quindi abbiamo cominciato un po' di anni fa a scambiarci un po' di informazioni. L'editor era ancora in fase beta e quindi poi ha avuto la sua evoluzione, adesso è andato avanti. Quindi io oggi vi introdurrò all'uso di questo editor. Perché? Perché è abbastanza intuitivo e facile, quindi si può imparare facilmente. Permette a una piattaforma online. Un altro problema del creare un ebook è poi dove me lo metto questo ebook, cioè come lo rendo accessibile agli altri. Non posso mica viaggiare con la chiavetta. Pub Editor ti fornisce già uno spazio in piattaforma dove tenere il vostro libro online. Voi potete copiare un link e mandarlo via email, metterlo dove volete, e chiunque acceda a quel link può vedere il vostro ebook. Poi permette la realizzazione condivisa, quello che vi dicevo la volta scorsa, cioè un gruppo di persone che assieme possono andare lì, modificare, mettere, levare, così via. Permette dei contenuti interattivi, ma in maniera specifica dei contenuti interattivi studiati apposta per la scuola. Quindi permette la realizzazione di quiz di vario tipo, e quindi è interessante poter fare il proprio testo, o nel senso la propria, con tutti gli elementi multimediali, e poi poter fare un quiz dopo per verificare gli apprendimenti. E poi
nel senso funziona anche su, su vari dispositivi. Il lavoro che faccio con il Pub Editor, io poi lo posso esportare come in formato EPUB 3 oppure in formato EPUB 2, però ricordatevi che vi perdete i contenuti multimediali, ma avete se dovete utilizzarlo offline è molto più snello perché diventa molto più piccolo in EPUB 2. Potete esportarlo in PDF, che è una cosa molto che io ho trovato molto utile, perché come tutti voi penso, tanti alunni di SA con problemi di vario tipo che hanno bisogno di avere un foglio fisicamente davanti, e poterlo scaricare in PDF ci permette di fare anche delle fotocopie per chi ne ha bisogno. Poi vabbè, può essere esportato come oggetti SCORM, e quindi può essere incorporato. Sono oggetti SCORM? Sono dei pacchetti nel senso che sono riconosciuti, poi permettono l'inglobamento all'interno delle piattaforme di learning, come ad esempio Moodle. Noi utilizziamo Moodle, e col pacchetto SCORM io posso mettere il mio libro direttamente sulla piattaforma, crearmi anche una libreria volendo sulla mia piattaforma Moodle, se ce l'avete, ecco. Noi ce l'abbiamo, non è facile, non è facile. Vi faccio vedere che cosa si può fare con EPUB Editor. Con l'editor potete lavorare solo online, sì, assolutamente. Allora, ad esempio, avete una visualizzazione di questo tipo in cui c'è vedete un testo con un'immagine, e sulla sinistra qua avete l'indice, chiaramente un indice in formato ipertesto, per cui se io clicco qui o se io clicco qui mi compaiono direttamente le pagine. Si possono inserire delle formule oppure delle infografiche, cioè dei testi, dei grafici che possono anche essere interattivi, volendo. Ecco, allora ad esempio qua vedo un cartone in inglese con una canzone e che evidenzia le varie parti. Allora qua poi c'è la possibilità, cioè riconosce la riga e lo fa. Allora, qua abbiamo, ad esempio, si può aggiungere un elemento di questo tipo, quindi un testo, una nota, un sillabo, ad esempio. Poi, vediamo un po', ci sono questi box che si possono aggiungere, che sono carini se si vuole evidenziare qualcosa. Si può inserire un video. Questo è un video che è direttamente caricato, oppure può esserci soltanto l'audio, oppure potete fare un embedding, un incorporamento di un video di YouTube. Se la vostra intenzione è di lasciarlo fluido online, il vostro ebook è la cosa più consigliabile, perché è più semplice, più veloce, e vi levate dal dover scaricare, ricaricare, ci sono mille formati video, e quindi vi semplificate parecchio la vita. E questo è semplicemente un embedding di un altro video che potete ingrandire. Cominciamo col carino, perché questo è Bellometti, lo sviluppatore del che parla e vi spiega bene anche gli EPUB, forse meglio di me. Poi è possibile inserire dei quiz, ad esempio, e qua vi faccio vedere, c'è una domanda, ad esempio, domanda a scelta multipla, e uno: qual è la capitale della Francia? Io metto Parigi, clicco conferma e lui mi dice sì, bene, è giusto, e va e mi dà un punteggio anche qua sotto, mi permette di settare un punteggio. Poi vado avanti, ci sono le domande vero o falso. Roma è la capitale del Belgio, falso. Roma è la capitale dell'Italia, vero. Parigi è la capitale della Svizzera, falso. Metto conferma, ecco.
e qua mi dà sempre il punteggio. Oppure abbiamo il drag and drop testuale, Pierino mangia, poi abbiamo la domanda a risposta aperta classica, qua non c'è bisogno, come si chiama il direttore del nostro master, e quindi uno qua mi ha messo questa domanda e c'è la domanda a risposta aperta. Chiaramente voi dovete impostare la risposta, prima, perché sennò uno non sa se avete risposto giusto o sbagliato. E c'è una tonalità, tipo sbaglio una maiuscola, risposta aperta. Questo, guarda, non mi hai guardato, la uso poco la domanda a risposta aperta, però dei vincoli sicuramente ce li ha, perché deve essere riconosciuto. Quindi io tendo a usarla poco, preferisco, però nel senso l'approfondiamo. Qua ad esempio è un drag and drop su immagini, questo è solo per la versione a pagamento, ve lo dico, la versione a pagamento costa poco, però credo sui 30-40 euro, ma non c'è comunque. E quindi significa semplicemente voi trascinate. Dovete trascinare, mettete sotto un'immagine, decidete quella determinata area a che cosa deve corrispondere e quindi poi c'è il spostate. Poi riordina la sequenza, qua potete spostare, ora io sto spostando a caso, devo mettere in ordine qualcosa. La conferma, le capitole sbagliate. Allora, questa è un'associazione, quindi associa le capitali alle nazioni, Roma lo associa all'Italia, Parigi, vabbè, lo metto qua, confermo e mi dice no, guarda, riprovaci perché queste due sono sbagliate. Oppure abbiamo il completamento guidato, vedete? Io qua ho una finestra e devo scegliere una tendina e devo scegliere una delle possibili risposte giuste. E qua mi indica comunque se è giusto o sbagliato. Poi qua ad esempio questa è carina, molto carina, però credo che sia nella versione, ora non riesco neanche a usarla, nella versione a pagamento. È un hotspot, si chiama hotspot su immagine. E l'hotspot su immagine si può utilizzare anche in questo modo, per arte è una cosa molto carina. Ad esempio qua mi dice riconosci le parti del castello, clicca sulla bifora corrispondente al lato est del castello, io provo a cliccare qua e poi confermo e mi dice no, è quella del lato est. Oppure vabbè, qui guarda, c'è un video, testo con audio, testo non vedo. Oppure le formule matematiche e supporta anche vari tipi di anche qua questo è sempre un hotspot su immagine e ha anche la possibilità di mettere un motore di ricerca semantico, quindi questo è quello che potete realizzare con questo editor. Vi siete mai collegati alla piattaforma dell'OTD? Oh. Allora, questa è la nostra piattaforma Moodle, fino all'avvento di Sofia era la piattaforma dove bisognava fare le iscrizioni per i nostri corsi. Adesso passa a Sofia. È una piattaforma Moodle e qua io ho preparato per risposta un ambiente nel corso che adesso poi vi faccio vedere. Io per entrare ho bisogno di fare una login. Nell'area di lavoro è presente un forum. Questo è il forum generale del corso. Io ho già disposto due messaggi. Quindi il primo compito che vi do da fare adesso è di collegare la piattaforma, fare la iscrizione e poi entrare nell'ambiente del corso e entrare nel forum generale del corso e qua dove ho scritto benvenuti al corso vedete c'è un mio messaggio, cliccando qua su rispondi mi mettete un messaggio di benvenuti.